Ciao ragazzi, benvenuti a questo non live commentary. Allora, questa è una partita che ho voluto tenere da parte, che ho fatto circa 6-7 giorni fa, quindi non è nuovissima, però ho voluto assolutamente registrarla perché ho fatto un po' di strage. Ci tengo a precisare che il lag non manca come al solito in questo gioco, ma considerato che è venuta una partita comunque decente, carina, ho detto perché non farci un non live commentary. Difatti questo, come potete vedere, è il file cinema, quindi non è... l'ho registrato dopo. Infatti guardate questa kill, ragazzi, questa qui. Ecco, questo vi fa vedere quanto il gioco è buggato e laggoso. Comunque, tanto lo sapete già. Allora, quindi questo qui, come dicevo, è il... non essendo un live, l'ho registrato ovviamente dopo dal file cinema, che stranamente per questo gioco... guarda che non mi dà la kill... Che stranamente per questo gioco, cioè sono riuscito a registrarlo perché mi è andata bene, di solito si blocca sempre, guardate i video precedenti, tipo quello di Henry, e Henry sarebbe Shadow Warrior. Comunque, tutto questo discorso per dire, volevo fare questo video anche per anticiparvi comunque delle news, delle novità che verranno introdotte sul nostro canale di YouTube. Allora, abbiamo parlato con i vari membri del team e siamo giunti alla conclusione che tante cose, alcune cose verranno comunque cambiate. Allora, a partire, la prima cosa che verrà cambiata è ovviamente il team. Non so se vi ricordate, nel vlog che aveva fatto Krix. Aveva ampiamente detto che avremmo preso in considerazione di riuscire a reclutare delle persone da inserire nel team. Ora non è certo il discorso che vi faccio, però in linea di massima abbiamo già deciso le persone o la persona che andremo ad aggiungere nel team, quindi ve lo faremo sapere al più presto. Poi, altra novità del canale è che finalmente, come vi avevo anticipato in quel video obbrobrioso di Battlefield, che spero che non abbiate visto, no vabbè, sto scherzando comunque. Come avevo anticipato nel video di Battlefield, un'altra novità del canale è che, guardate qua quante ne ho ciccate, però poi alla fine è morto. Qua faccio una strage, ragazzi, mi faccio schifo, guardate che schifo di strage che faccio. Vabbè, comunque, tanto finisco il discorso, sono immortale. Comunque, praticamente si aggiungerà al team, cioè fa già parte del team, però inizierà a fare i video, dato che ha preso un computer di tutto rispetto, ha speso un bel po' di soldi, Dark Giratina, quindi ve l'avevo già anticipato nel video precedente, quindi a breve usciranno altri video di Dark Giratina, presumibilmente di Battlefield 3 per PC. Quindi giocherà Battlefield 3 per PC, con la grafica sparata al massimo e non limitato, diciamo, tra virgolette, come la versione per PS3. Questa è la seconda novità. Terza novità è che a breve arriverà un altro video, un video di Fabio Jump, che tanto adesso non vi dico il contenuto. E Fabio Jump è un amico di Shadow Warrior e LF93, Simo 93, spero di averlo detto bene, Simo. È un loro amico e ha fatto un video, quindi abbiamo deciso di pubblicarlo. Poi, altra novità. Fatemi pensare, che c'avevo in mente altre cose. Allora. Ah sì, questo ve l'avevo, però forse ve l'avevo già detto, che sicuramente farò una volta finito il walkthrough di Heavy Rain, appena non sarà disponibile farò sicuramente il walkthrough di, come si dice, di Beyond Two Souls, che è il nuovo capolavoro seguito di Heavy Rain, non è la continuazione della storia ma è un seguito a sé stante, sempre diretto da David Cage, quindi farò anche il walkthrough di quello perché sarà un gioco spettacolare, però con la differenza che questo walkthrough di Beyond mi sa che lo farò in live e quindi vedrete le mie espressioni e sentirete le mie impressioni sul gioco senza aver mai giocato prima, quindi mi sa che lo farò live così. Quindi boh, deve essere un po' più entusiasmante di vedere quello di Heavy Rain, dove io comunque commento, ma comunque so già come va a finire, so già tutta la storia.
Poi, altra cosa, sicuramente, non sicuramente, togliamo il sicuramente. Pensavo di iniziare a fare qualche video non appena sarà disponibile. Guardate qua quanto lag. Non appena sarà disponibile, pensavo di iniziare a fare un video su Need for Speed Most Wanted, il nuovo gioco che uscirà. Credo il 3 novembre o il 2 novembre, adesso non ricordo. E se riuscirò a comprarlo, niente, inizieremo sicuramente a fare qualche video. Non penso tantissimi, ma qualche video almeno di presentazione del gioco, sicuramente se lo compro verrà fatta. Poi bisogna vedere se la comprano anche gli altri membri del team, perché noi giocavamo a Burnout Paradise, che deve essere un gioco più o meno simile, quindi penso che decideranno di acquistarlo. Comunque, adesso tutto da vedere. Non vi assicuro nulla, ma sicuramente. Guardate qua che buggato che sono stronzissimo. Quindi, sicuramente. No, sicuramente, torno a dire. Cazzo dico. Probabilmente faremo anche video su Need for Speed Most Wanted. Poi, sicuramente, questo è sicuro. Quindi, ve lo garantisco. A breve farò anche io un vlog. Quindi, dopo il vlog di Cree. Sicuramente anch'io dovrò fare un quarto vlog dove vi andrò a spiegare una cosa che avevamo pensato, un progettino che avevamo pensato noi del team, però adesso non vi dico nulla, vi dico poi tutti i dettagli nel vlog, quindi uscirà un altro vlog. E poi cosa ho da dirvi ancora? Ah sì, ok, che quasi sicuramente, oltre a tutti questi cambiamenti del team, un altro cambiamento sarà del sito web. Quindi, sicuramente, quasi sicuramente, adesso verranno poi apportate delle modifiche al sito, modifiche abbastanza consistenti. E dato che comunque al momento il sito, cioè vi ringrazio tutti quelli che comunque sono entrati, però mi rendo conto che probabilmente è spoglio, anzi senza probabilmente, e quindi cioè stiamo cercando di pensare a come inglobare il sito e cercare di mettere dei contenuti dove la gente può effettivamente utilizzarlo quel sito in modo normale. Guardate quanto sono buggato. Vabbè, questa partita è il demonio totale. Ho fatto 24-5, 0 assist e ostentavo perché ero contento come una Pasqua. Quindi altre modifiche al sito e poi al momento basta. Tutto qui. Comunque, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e ci sentiamo a un prossimo video. Ciao a tutti. Grazie. Prego. Comunque, allora, dal 2 ottobre in poi ci sarà saccheggio con solo pistole. E non commento neanche perché sarà, secondo me, uno schifo di lab.